Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. È un bel po' di tempo, ragazzi, che non facevo un video e questo è anche il primo video da una nuova casa. Finalmente non vedete più dietro di me un muro come l'avete visto per anni, ma vedete una casa un po' più grande e normale. Più che altro ho fatto questo video perché sto per spendere più polveri di quante ne abbia mai spese nella storia per fare questo deck control warrior che va tanto di moda adesso. E quindi ho detto, vabbè, mi pesa così tanto farlo, sapendo che tra un mese esce anche una nuova espansione, che prendere questi 8.000 un po'. Però devo dire che il guerriero non l'ho neanche mai giocato, quindi non ho mai avuto modo di fare deck, per lo più ho sempre usato stregone, cacciatore, insomma, più su quello stile lì. Mentre il guerriero non l'ho mai usato, veramente mai. Non ho avuto un deck serio con il guerriero finora e quindi ho deciso di farlo questo, bruciando un bel po', ma davvero ragazzi, un bel po' di carte che sono andate che non sono più nella classifica normale, sono selvaggio, anche perché il selvaggio non lo gioco. E quindi ho bruciato un bel po' di leggendaria selvagge per fare questo deck. Vediamo un po'. Credo tutte le carte, soprattutto le ultime tre leggendarie che si andranno a fregare praticamente tutte le polveri. Anche perché devo dire che non ho assistito. Ah, 1600 manca ancora qualcosa. Ok, mi brucio un po' di carte per arrivarci. Ho bruciato qualche carta dorata che avevo ancora a disposizione e mi vado a creare l'ultima leggendaria per fare questo deck. Adesso, ce ne sono anche di svariate varianti di questo deck, però io ho fatto quello standard più giocato e ce la vogliamo spaccare anche una partita. Ce la vogliamo spaccare? Spacchiamo. Proviamolo e vediamo come va. Oltretutto, sono anche arrivato al rank 10, che è uno dei miei record. In realtà ho fatto 8. C'è anche lo screen da qualche parte che lo dimostra, però sono risceso drasticamente. Ci sono arrivato con questo deck Marlock. Veramente aggressivo, solo che se becchi male la partenza, poi non va. Comunque, proviamo questo deck e vediamo un po'. Ci ho perso davvero tantissime volte contro, quindi mi è venuta un po' la curiosità di provarlo. Tanto mi aspetto sicuramente qualche commento. Torno a fare video di Castle Clash. Non vedo l'ora di riceverli. Ormai queste carte le conosco perché ce ne ho prese parecchie. Non questo. Non questo. Va bene, sta me la tengo. Così, la buttiamo là una partita. Dai, mi sono riuscite esattamente le stesse due carte. Esattamente le stesse due carte. Ziliax. Tocca a me. Rinviene un robot, 16 cristalli in mano, ottieni tutte e tre le carte. Ogni giocatore equipaggia un'arma. 2-3 ottieni 6 armatura. Vabbè, facciamo questo. Mi serve l'arma adesso. E poi è proprio rognoso con queste cazzo di armature, oh, non finiscono mai. Evoca una recluta. È uscito un altro, questo è un segno. Quello me l'aspetto. Aspetto per giocarmi questa e penso che butto giù e continuo di armatura, dai. Per adesso aspettiamo. E adesso qui vi dico anche un po' i cazzi miei. Non ho neanche internet, quindi uploadare video sarà un pochino complicato e non posso fare neanche live. Però quando un giorno nascerà la bambina e sistemeremo, finiremo a sistemare la casa, riavrò anche internet sicuramente. Mi rivedrete in live prima o poi. Fornisce 5 armatura, pesca una carta. Proprio stronza questa. E adesso? Più 3 attacco per questo turno. Questo è quello che fa per noi. Poi 2-1, ok, la facciamo fuori con questa. Vai, va bene. Va bene così.
che come chi dico anche questa, ovviamente sto aspettando una bimba che mi nascerà tra un paio di mesi. E l'avevo anche mandato qualche tempo fa la foto su, proprio su YouTube soltanto l'ho messa, non l'ho messa su nessun altro social. Allora io direi di armatura brutale adesso che non ci sta nessuno qui. Invece 5 armatura e peschiamo una carta. Siamo così. Ok. Abbiamo anche questo stronzissimo Dottor Boom, il genio folle, che quei robot hanno l'assalto e con questa mi distruggono ovviamente ogni volta che la scendono, non la scampo mai. Ok, silenzio è un servitore. Questo sì che è uno sfregio con i controfiocchi. Possiamo sicuramente silenziare. È un danno a servitore per ogni punto eroe. Mamma mia, accumulerò. Allora, facciamo così. Fammi pensare. Facciamo così. Silenziamo. Così ci si sciacqua con l'ovetto. E continuo armatura, così potenzio. Potenzio questa cosa qui anche. Va bene. E basta. Però ha un botto di carte lui. Non fa. Oh, il costo dei robot. Vabbè, non è un problema questo. Accesso negato. E torna in vita l'ovetto qui. Al rapporto. Ovetto silenziato. Oggetti servitori tranne uno scelto casualmente. Vabbè, gliele facciamo accumulare di più. Metterei 5 più. Fammi pensare. Pure mi metto questa qui. 7 armature. Per il resto della partita i robot hanno assalto. Non so se conviene giocarla adesso, però... Vabbè. Non so. Sì. O no, non lo so. Non lo so, la gioco adesso, dai. La gioco ora. Ora distruggerà tutti i servitori tranne uno scelto casualmente. Ma che faccio questa? Sperando che vada bene. Dai. Perché o no? No, perché non serve adesso. Non serve adesso. Io farei questa su il robo uovo e me lo levo dalle balle. Poi non c'ho altre 5 per fare questo. Allora siamo 5. Allora, facciamo questo. Poi facciamo così. Facciamo così. Va bene. Meglio di niente. Potrei fare qualcos'altro forse, non lo so. Vabbè, sta pieno, non serve a niente. 5, 7, 9. Vieni 5 carte su questo mazzo con copie di ognuna delle carte rinvenute. Mamma mia, pericolosa quella. Qua già un'arma. Farci 4 danni, ma uso tutto. Ottieni 7 armatura. Sicuramente.
Poi adoro quando compare la miccia. Sarebbe il momento giusto per un piano. Per il momento devo aspettare. Sono uscite tutte queste qui. Protocollo 7. Inizia a fare male. Ho 50. Ok. Fornisce 5 armature, pesca una carta. Facciamo questa e poi vediamo il da farsi. Altro. Mamma mia, non so che fare. Allora, dalla presto furore. Buona brutta festa storia. Di mezza estate. Non faccio niente. Qui potevo fare molto meglio. Che possiamo fare qua? 4. Facciamo questo. Ah. Mi levo dalle palle questa. Inizializzazione. Beccati questo. No, potevo. Vaffanculo. Devo usare sti due. Vabbè, li schianto qua. Finito. Non avrei dovuto schiantarli là. Li potevo tenere. Ci fondevo questo, che ne so. Lo potevo tenere. Oddio, però poi col senno di poi no. Posso usare infliggi un danno e me lo levo dalle palle. Allora. Un 6. Anzi no, me lo levo dalle palle direi che c'ha rantolo di morte. Avevo 3 microbot. Quindi facciamo questo. Facciamo così, poi così. Adesso. Ottiene 7 armatura. Io mi prenderei. Farei un bel questo e 7 armatura. Ok, così ci sta. Comunque alla fine siamo a 28, più a 34. 12 carte. Ok, c'è il 66% di farlo fuori con quella. Dovrei giocare questo. Sarebbe il momento giusto per un piano. Io aumento il numero di creature. Così è più probabile. Facciamo così. E vai. Già com'è, potevo colpirlo. Parecchia robetta in mano. A carte.
11 e 10. Ok, questa sicuro. Questa poi mi avanza 2. Se rinviene un robot. Allora. Questa. Ok. Devo usare più potere eroe. Prossimo c'ho evoca 3 microbot che hanno pure assalto, quindi non c'ho niente che fonde qua. Nulla. Un nulla. Prepararsi al lancio. Unità. Precisione. Perfetto. Un grave errore. Può darsi. Ok. Questo animale infringe 10 danni e 4. Con questo mi tolgo dalle balle quello. E c'ha questo. Ok. Poi io me lo toglierei dalle balle proprio diretto così. Lo lascio con 1 2. Allora, che si può fare? Ucciderlo coi microbot. Tanto sta a 29, sti cazzi. Ok. Ha 4 carte. Nulla in terra. Inizio già a saporare. Ah, invece no. Ah, ok, va bene, dai. Quando attacca pesca una carta e me lo distruggo in qualche modo. Allora, noi che cazzo abbiamo ancora? Distruggermi l'avversario e non vorrei... Ah, si è reso, peccato. Volevo giocare questa. Va bene. Dai, l'abbiamo vinta, si è reso effettivamente. È proprio... Questo deck è massiccio. Ok, ragazzi, è stato un vero piacere fare questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like. Fatemi sapere cosa ne pensate sia del deck che della partita, insomma. E anche cosa ne pensate del fatto che ho usato tutti questi frammenti, insomma, queste polveri per creare le carte. Io vi saluto e ci vediamo come sempre in un prossimo video.